Dai, videocritiche. Ci troviamo al ristorante Santa Caterina di Gioiosa Ionica, giorno 20 agosto 2013. Com'è stato quello che lei ha scelto stasera? I piatti, partendo dall'antipasto. È stato abbastanza deludente. Deludente. Cosa ha ordinato il signore? Cioè, deluso. Ha avuto la malaugurata idea di farsi attirare dal baccalà, e quindi ha ordinato un antipasto di misto di baccalà, base di baccalà, e dei ravioli di ortiche, alle ortiche con un ripieno di ricotta e baccalà e saltati con melanzane, cazzi e mazzi. Cazzi e mazzi è un ingrediente, una spezia orientale. Simile al coriandolo. E cos'è che vuoi sapere? Perché facciamo schifo? Perché? Sì, sì, le motivazioni obiettive. Obiettive. No, praticamente l'antipasto era composto da quattro assaggini di baccalà, in maniera diversa, c'era il baccalà con i funghi, dove praticamente mangiavi baccalà e funghi, poi c'era un tortino di baccalà, pomodori, mozzarella, peperoni, pomodori e patate, c'erano pure le patate, che praticamente era una cozzaglia di cose senza né arte né parte. A me quello è piaciuto. Il crostino, ma lui è una fogna. Il crostino di col baccalà e la cipolla sopra cotta che era buono, ma sopra di cipolla. Doveva essere fritta. No. Sì, c'è scritto cipolla fritta e però cotta. Che sulla carta era tutto invitante, sembrava era un ristorante buono, però, ok. La cipolla, cioè adesso pure la cipolla. Però non capito, quando tu fai queste cose qui i due gusti si devono abbinare, se una cosa copre l'altra già è fatta una cacata in partenza. Sì. Perché non è che a sto punto metti qualsiasi minchiata insieme e dici ho fatto il piatto. Eh sì. E poi vabbè, le zeffole di baccalà che unte troppo grasse, erano troppo unte, poco salate, a differenza poi del primo che facciamo questa anticipazione, il ripieno era praticamente solo sale, ricotta baccalà, troppo salata, baccalà e ricotta che non salatissima, no, ma anche il baccalà che non salata. Quindi voto da 1 a 10 per me 26 no. Figlioli, andiamo.